Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è la seconda volta che sto girando perché mi è successo un piccolo pasticcio. Comunque, in questo video vi faccio vedere delle cosine che ho preso in un negozio di una mia amica che si trova a Roma. Vi lascio qui sotto l'indirizzo di Roma preciso e vi lascio anche il suo Instagram e la sua pagina Facebook dove fanno ogni lunedì le dirette per poter andare a vedere quello che prendono in negozio. Le cose sono molto 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 carine, sono tutte taglia unica, però io che porto una 46/48 mi stanno comunque perché hanno gli elastici in vita, i vestiti, i pantaloni hanno sia l'elastico che diciamo non sono stretti. Le uniche cose strette con il bottone che sono i jeans le hanno per taglie. Per il resto è tutto taglia unica e se stanno bene a me, ragazzi, pensate a chi non è pienotta, non c'ha il sedere, non c'ha i fianchi ed è longilinea, quindi figuriamoci. Vi chiedo cortesemente di andare, se ci andate, di mettere un mi piace alla loro pagina in maniera tale che riescono a raggiungere, diciamo, più persone e sono di una gentilezza incredibile. Incredibile, non lo dico perché sono mie amiche, ma perché proprio, cioè, sono gentilissime. E niente, adesso vi faccio vedere quello che ho preso di nuovo. Vi faccio vedere quello che ho preso, però vi dico che non so se trovate le stesse cose perché avendo un negozietto molto piccolo. Non fanno un grosso rifornimento, non prendono tantissimi pezzi, quindi se ci sono delle cose che vi piacciono, che vedete anche nelle dirette, io personalmente vi consiglio di chiamarle, diciamo, di mettervi in contatto con loro e di farvele mettere da parte se siete convinte e sicure di prenderli. Così almeno loro ve lo mettono da parte e magari se chiamate dopo 2 giorni non lo trovate, non ci rimanete male, insomma. Detto ciò, vi faccio vedere subito quello che ho preso. Allora, partiamo da questa che mi è piaciuta tantissimo ed è una camicia vestito. A me ricorda tantissimo lo stile anni 90, questa fantasia qua. C'era anche in bianco e nero. La manica è fatta a 3/4 con il bottoncino, ma si può slacciare, quindi diventa una manica un po' più larghina. Ed è un vestitino camicia. Adesso starete vedendo come mi sta indosso e io l'ho messa con una cintina e mi sta con adesso anche con un leggings, diciamo fino a 3/4, diciamo semplice, va benissimo. Poi in futuro lo metterò con il leggings effetto pelle lungo e i Dr. Martens. E sta una bomba, è leggero, quindi per il periodo di adesso va benissimo, anche magari con una canottiera sotto, per il periodo invernale anche con una bella maglia sotto a manica lunga, secondo me può andare. E appunto eccolo qui, questo è il primo capo che vi faccio vedere. Poi vi faccio vedere questo vestito qui, che di questo modello non so se ancora ce l'hanno in negozio, ma ce l'hanno un modello molto simile, sempre con questa fantasia con le stelle. Cioè, mi piaceva tantissimo questa fantasia, era bellissima. Ha l'elastico in vita, quindi è molto semplice da indossare. Ha le maniche a sbuffo sulla spalla e l'elastico anche nel polso. È leggero, questo bisogna dirlo, è leggero. Per il periodo di adesso va benissimo, per l'inverno non so. Bisognerebbe, dipende dalla tipologia d'inverno e dalla tipologia di luogo dove state andando. Comunque, molto molto carino. Mi piaceva tantissimo questa fantasia con le stelle, cioè, non lo so, mi piaceva tanto. Poi ho preso un altro vestito, questa volta fatto a felpa, ma è una felpa leggera per il periodo di adesso, non è assolutamente una felpa di quelle pesantissime invernali, ed è questa qui.
qui questa maglia felpa, più lunga dietro, con le tasche, perché ha anche le tasche, ok, ecco qua, e con la manichina a tre quarti e il cappuccio. È leggera, appunto, vi ho detto, e questa, se siete magre, magre no, diciamo, se non avete proprio il fianco largo, che riuscite a non essere fasciate dalle maxi maglie, eccetera, può andare benissimo anche come vestito, perché è una lunghezza giustissima, non è corto, è lungo il giusto, diciamo. Poi vi faccio vedere tre maglie, tra virgolette, felpe, maglioncini che ho voluto prendere. Allora, questo è il primo. Allora, questo racchiude praticamente le mie fantasie preferite, ovvero il leopardato e il militare. Ha la manica lunga, è una felpa leggera, non è una felpa pesante, non è una felpa lunga, ma non è neanche una felpa di quelle che vi lasciano la faccia scoperta. È precisa, è proprio al punto vita preciso ed è appunto leggerina, con questo colore beige che non so se a me sbatta questo colore, però mi piaceva perché era in contrasto con queste due fantasie che sono le mie fantasie preferite. E quindi l'ho presa per il periodo di adesso, e infatti stamattina l'avrei voluta mettere volentieri perché era un po' freschino quando ho portato i bambini a scuola, però purtroppo la devo lavare ancora, quindi adesso laverò praticamente tutto in maniera tale che si asciuga e domani mattina la metto immediatamente. Poi ho preso un maglioncino, questo è morbidissimo, cioè io quando l'ho sentito ho fatto oh, fantastico. Questo maglioncino rosa che voi non so come vedete di colore, però è un rosa confetto, proprio il confetto quello del battesimo, con la manica anche qui con la manica a palloncino che si restringe dopo. Diciamo che da qui in giù avete la manica stretta, da qui in su avete la manica grande, larghina a palloncino. Fatto con questa trama qui, è veramente morbido, il collo è tranquillo ed è elasticizzato, quindi va benissimo a tutte. Mamma mia, quanto è morbido, mi ci farei un cuscino questo, bellissimo. E poi ho preso un altro maglione, questo effettivamente è tanto tanto invernale, questo è pesantino, è proprio di maglia maglia, di lana lana, è fatto in questo modo, beige, ve l'ho detto adesso, il colore del momento è il beige, fatto con questa trama qui anche sulle maniche, dietro invece è dritto, insomma non ha lavorazione, fatto in questo modo, scollo a V. Sotto con una, io l'ho pensato con una camicetta sotto, cioè semplicissimo. E niente, questo, cioè bello, bello, bello. Questo per l'inverno è il top. E poi ho preso un ultimo vestito che quando l'ho visto ho detto no, cioè questo deve essere mio. Quando l'ho provato e l'ho indossato, ho detto no, questo è il mio. Cioè, ero convintissima, anche perché è fantastico anche nel tessuto. Allora, il vestito è fatto in questo modo. Cioè, ditemi se non è. Aspettate, che io sono un po' incapace. Ditemi se non è bellissimo. Allora, è fatto con queste maniche effetto kimono, corte però a tre quarti, ma bellissime. Quindi, per chi ha le bracciotte, queste cioè, sono spettacolari. Scollo a V non è profondissimo, ve lo posso assicurare. Invita all'elastico ed ha anche la sua cintina e poi è lungo, va giù lungo, semplice così, con questi colori autunnali bellissimi che io già mi sono immaginata che vado magari a fare una passeggiata perché io qui vicino ovviamente alla Toscana e io che passeggio per le vie di Pienza, di Montepulciano, di Montalcino. E con questo vestito che riprende i colori del borgo, cioè io viaggio praticamente quando compro un vestito viaggio, però
Va bene, è bellissimo. Era per farvi capire che ha veramente dei colori autunnali fantastici e il tessuto è effetto seta, quindi è leggero, però con un giacchetto di pelle e le Dr. Martens sotto o un paio di stivaletti è veramente bello. Cioè, guardate che bello che è. Cioè, io sono rimasta entusiasta di questo vestito, veramente entusiasta. Quindi, detto ciò, sono rimasta. Ah, ecco. Cioè, guardate, pure solo per farci la cravattina con questo. Va bene, a parte scherzi. Detto ciò, io vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso. Non so se troverete le stesse identiche cose, però loro vanno in magazzino ogni lunedì, quindi magari se glielo chiedete ve lo possono anche prendere e mettere da parte. Detto ciò, io vi ringrazio di aver visto questo video. Vi consiglio di andare a vedere la loro pagina Instagram. Chi non è di Roma, chi è di Roma, di andare a farvi un giretto nel loro negozio perché veramente merita. Sono gentilissime, in tutto rispondono al cellulare tranquillamente su WhatsApp per qualunque cosa, quindi non esitate a contattarle. E niente, io vi saluto, vi continuo a chiedere di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste fatto per farmi crescere e vi ringrazio già di questo. E vi saluto, vi mando un bacio, fatemi sapere qui sotto con un commento se c'è qualche vestito che vi è piaciuto particolarmente e un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!